banalmente si può dire. B. Assolutamente, comunque diverse settimane che ci crediamo fermamente, visto la differenza punti con la seconda, però in rispetto di chi è scaramantico, insomma, non lo potevamo dire fino a questa sera e finalmente è stato coronato questo sogno. Sì, oggi la partita che ha dichiarato questa Serie B è stata proprio svolta a Perugia, quindi contro il Perugia, una partita intensa perché il campo, un sintetico particolare, le ragazze scivolavano con facilità, si è infortunato il portiere, insomma una partita sudata fino all'ultimo momento. Noi sappiamo che quest'anno il campionato era difficile, ma il girone molto complicato, e a 3 giornate dalla fine avere 11 punti dalla seconda è veramente un ottimo risultato storico. Siamo imbattuti dall'inizio del campionato e anche questo fa sì che abbiamo un primato. Spero che lo si possa concludere per dichiarare proprio l'intera annata imbattuti. Quanto deve aver sofferto la moglie di un presidente? Guarda, tanto, tanto, però nella sofferenza c'è anche la felicità. Sono molto felice per quello, per tutto l'accaduto e come è andata a finire. È iniziata con la CF femminile e io non ci credevo, assolutamente. Mio marito ci credeva tantissimo. Sono andata dietro a lui, credendoci, piano piano. E sinceramente mi ha convinto, perché sono delle bravissime ragazze che, nonostante che hanno una passione grande per questa cosa, per il calcio, e nonostante lavorino, si allenano 4 volte alla settimana più o meno, e questo lo fanno perché hanno veramente la passione qui nel cuore proprio. E hanno convinto anche me, devo dire, hanno convinto anche me e il presidente, ovviamente. Sono felice per questo. Sì. Non si può spiegare nemmeno l'emozione. Grazie di averci regalato una vittoria proprio a Perugia. Grazie a voi di averci seguito sempre. Contenta? Troppo, troppo, perché lo dicevamo con il mister, con la squadra, non succede, ma se succede, quindi è, diciamo, un cerchio che si chiude, no? Vincere il campionato a Perugia. Di certo non abbiamo potuto festeggiare in casa, però comunque penso per tutta la città d'Arezzo, anche per noi in primis, no, che siamo perugine, è stato qualcosa di fantastico, ora ce lo godiamo. Emiliano, finalmente, avete vinto. Finalmente abbiamo vinto e questo è un risultato importante, un risultato bellissimo per la società, per le ragazze, per tutti, qualcosa che probabilmente nemmeno noi ci aspettavamo che arrivasse, diciamo, con così largo anticipo, visto la difficoltà del campionato. Qui al Pinerolo, l'Orobica, Solbiatese, Genova, io credo che abbiano un'organizzazione di alto livello, compresa la Ternana, che poi non ha fatto benissimo in questo campionato, però, e lo stesso Spezia, però diciamo un campionato e con delle squadre veramente di alto livello e di una difficoltà veramente importante. Sì, oggi era una partita sulla carta tra virgolette semplice, ma più che altro volevamo raggiungere questo obiettivo e credo che, indipendentemente dalla squadra avversaria, oggi eravamo noi, pensavamo a quello che dovevamo fare noi e ci siamo riuscite. Va bene, è stato un anno bellissimo e questo è stato il coronamento di un sogno e di un lavoro che si protraeva ormai da un paio di anni. No, testa di Firenze! L'abbiamo fatto! Dove eri 3 anni fa? Dai, dove eri? A giocare in piazza nel mio paese. Grande Sabi! Io ero ubriacarmi anche 3 anni fa. Allora, una certa si è spento i telefonini, eh? Una certa, grazie.